Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Behind Data. Oggi sono qui da solo, però in compenso abbiamo due ospiti, infatti abbiamo Piero e il Pollo. Ciao ragazzi! Eccolo qua. Eccolo qua, per chi non lo conoscesse, Piero Savastano è un data scientist freelance che ha un canale YouTube. Proprio un anno e mezzo fa, quando stavo un po' cercando su YouTube qualcosa, è il primo professionista che mi è sbucato fuori. Ho iniziato a guardare i suoi video, quindi per me è anche un onore averlo qua al podcast. E quindi direi di iniziare subito con la sigla, così poi ci racconta un po', quello che fa e tocchiamo un bel po' di argomenti, insomma. Stai ascoltando Behind Data, il podcast di Data Pizza, in cui si scopre il dietro le quinte delle professioni del XXI secolo. Io sono Pierpaolo e oggi siamo qua con Piero Savastano. Allora, Piero, raccontaci un po' quello che fai, perché per chi non ti conosce è un po' particolare, un po' tutto il tuo background, eccetera, eccetera. Sì, allora, chiaramente parlo invece del Pollo Pazzolari, che è il mio capo e padrone della mia anima, e diciamo responsabile di questo, di tutto quello che faccio, ecco, mi ha delegato, quindi so che le mie parole non saranno mai alla sua altezza, ma ho cominciato come psicologo. Io all'università facevo psicologia cognitiva sperimentale, quindi ho studiato il comportamento dal punto di vista statistico. Da lì poi, diciamo, ho scritto le tesi, mi sono specializzato su quella parte della psicologia che fa simulazioni, quindi reti neurali. Io ho la prima neurale, l'ho scritta, avevo 19 anni, 20 anni, in Java, una rete di Hopfield, una cosa malefica proprio, però quella roba mi ha completamente flashato, quindi da quel momento poi non mi si è più tolta dalla testa. E non andava di moda, anzi era difficilissimo trovare materiale, i libri erano criptici. Però ho incontrato un bravo professore, lo nomino, si chiama Alessandro Londei, spero ha pure un bel canale di divulgativo di matematica per l'intelligenza artificiale. Comunque ho incontrato questa persona che mi ha stimolato questo interesse, ho cominciato a lavorare su simulazioni del tessuto nervoso da giovane, ho proseguito nella ricerca, ho lavorato al CNR in robotica e da lì poi, diciamo, la ricerca non ero tanto, stavo facendo il dottorato, non ero tanto soddisfatto, sono stato un po', ho avuto un po' il classico burnout da dottorando, ho mollato tutto e mi sono messo in proprio. Se la vuoi proprio sapere tutta, visto che poi parliamo di freelancing, no? Ho avuto un sacco di difficoltà a far capire al mercato quello che sapevo fare, tanto da convincermi che quello che sapevo fare non valeva granché, mi sono messo poi a fare sviluppo web, quindi il plugin per WordPress, la dashboard, JavaScript, proprio sulle dashboard JavaScript, quindi visualizzazione dati, ho trovato un canale di inserimento nel mercato, una nicchia che ho sviluppato fino a che non è tornata di moda la data science. Mi sono ritrovato con 15 anni d'anticipo rispetto a quello che stava andando di moda e quindi ne ho approfittato. Questa è la mia storia. Poi da lì ho aperto il canale YouTube. Come sai, sono in largo anticipo rispetto alla curva, diciamo, in Italia, non a livello internazionale dove c'è parecchio movimento da un bel po' più di tempo. E sto osservando e cercando di collaborare con tutte queste realtà nuove, frizzanti, come Data Pizza, come The Gian Giuseppe, cioè per popolarizzare il più possibile questo mondo che è bellissimo e merita la nostra attenzione, merita il nostro sforzo. Sì, certo, sì. Anche perché hai già dato delle risposte. A noi chiedono tantissime volte, ma si può fare data science, qualcosa di tecnico, partendo da un background magari più, diciamo, diverso, come può essere psicologia? E la risposta è ovviamente sì, perché basta studiare, si può fare tutto se si usa i giusti mezzi, si studia le giuste cose, insomma. Sì, poi tra l'altro, cioè, secondo me quello che serve veramente è un po' di esperienza col metodo sperimentale, più che la programmazione e la matematica, perché sia la programmazione che la matematica le puoi acquisire, no? Con calma, ma la mentalità scientifica poi è il presupposto essenziale, quindi cioè, io un po' più di difficoltà li vedo magari per chi viene da Humanities, capito? Questi qui hanno fatto magari lettere, cose molto filosofiche, così, quelli lì devono innanzitutto acquisire mentalità scientifica. Per chi invece viene da un mondo, che so, il biologo, lo psicologo appunto, sperimentale, dove c'è un metodo scientifico, poi è abbastanza facile farsi le ossa. Anzi, approfitto per dirti che adesso ci sono i corsi di laurea in data science, no? Intelligenza artificiale anche. Quando non c'erano,
perché l'università ci ha messo un po' poi a rimettersi in palio, perché le competenze c'erano tutti, ma non erano impacchettate per la data science. Quando ho cominciato a lavorare in questo settore non c'erano in realtà i corsi di laurea, e quello che trovavi in giro come data scientist era in realtà uno che faceva statistica, che era capace a programmare, quindi soprattutto gente di statistica che sapeva programmare, oppure programmatori al core, di quelli che smanettavano quei database, che si studiavano la statistica, oppure gente magari che aveva fatto ricerca e si era staccata dalla ricerca, dropout di dottorato, comunque tutto un mondo di gente che ha a che fare con statistica, informatica e ricerca applicata. Quindi, essendo comunque qualcosa che nasce senza una regola, nel senso senza un corso, diciamo che la risposta è un po' scontata sul fatto che non sia necessaria una laurea in data science, perché sennò non esisterebbero dei data scientist che lavorano già da 10 anni, dato che le lauree sono nate 3-4 anni fa, quindi insomma. E poi un'altra cosa interessante che hai detto è che adesso si sta sviluppando, si sta alzando questa curva di, diciamo, conoscenza generale di quella che è la data science. Io la vedo ancora molto giovane, perché quando ne parlo in giro e dico mi laureo in data science mi dicono ancora che roba è, però ovviamente magari nelle discipline un po' più tecniche sta iniziando a girare come cosa. E questo è interessante, perché proprio tu hai detto che da freelance adesso stai cercando di effettivamente... No, più che cercando, stai vedendo che le aziende iniziano a capire qual è il servizio che offri. E quello che volevo chiederti è, riguardo a questo lavoro da freelance, quali sono un po' gli aspetti positivi e negativi di quello che stai vivendo in questi anni, insomma? Allora, sì, freelance, veramente ne potremmo parlare per settimane, quindi se vado per la tangente, tirami una scarpa, fai qualcosa. Allora, immagina di dividere l'attività del freelance in... acquisizione, esecuzione e retention, qualcuno lo chiama, cioè devi trovarti i clienti, li devi soddisfare facendo quello che ti viene pagato e poi devi cercare poi di ripetere il rapporto lavorativo eventualmente, no? Ah, l'acquisizione sicuramente può essere tosta, e per me lo è stato, e negli anni poi ho trovato tutta una serie di strategie per acquisire clienti. E quello è un po' un contro, nel senso che se poi non ti piace, non sei uno che si mette fuori, ci deve essere qualcuno che te li passa, quindi, o fai parte di una rete di un qualche tipo. Quindi quello lì è stato un po' uno scoglio, però diciamo come scoglio mi ha aiutato poi a migliorarmi, a diventare un po' più ampio nelle cose che faccio, un po' più a tutto tondo come professionista. E ci tengo a dire, per chi si vuole lanciare in un'impresa di questo tipo, che non è necessario poi fare il canale YouTube oppure metterci la faccia come faccio io, come fa Pierpaolo. Questa è la nostra indole, lo facciamo, ma ci si può fare spazio con un blog, scrivendo, ci si può fare spazio con la voce, ci si può fare spazio ai meetup andando a partecipare agli eventi, ci si può fare spazio in realtà in un sacco di modi, quello che fa veramente la differenza è... Fare, e qui andiamo al secondo pro e contro. Io sto parlando di principi più di pro e contro, perché in realtà in queste cose ci sono stati tutti i pro e i contro. Cioè, acquisizione clienti, grande sofferenza, ma anche grande soddisfazione quando ho capito come funziona. Poi c'è il discorso specializzazione. Sono fermamente convinto che per penetrare il mercato, per farsi conoscere, bisogna evitare di fare di tutto un po', anzi bisogna magari internamente saper fare tante cose diverse, per carità, però nel presentarsi a potenziali clienti e presentarsi al mercato bisogna avere un qualche tipo di specializzazione. Ci sono diversi modi di specializzarsi in data science, perché come diceva Pierpaolo, no, adesso io dico in giro faccio data science, la gente mi risponde de che stai a parlare, che vuol dire? E in effetti è vero. Ma già se vai in giro e dici, che ne so, io ti automatizzo il lavoro che fate a mano su Excel, oppure dici io ti leggo nelle immagini gli oggetti che ci sono di modo che l'operatore non perde tempo, se dici, cioè nel senso se vai su applicazioni, oppure se dici io sono bravo a manipolare dati geospaziali con le tecniche di data science, per carità, però poi hai poi accesso a tutto un ecosistema di persone che fanno parte di quel mondo. Cioè diciamo ti devi declinare. Che magari cercano proprio...
uno che sa fare quella specifica cosa che in giro non si trova, e quindi arrivano a te anche se non ti pubblicizzi nel modo perfetto, insomma. Sì, sì, poi l'importante è che uno faccia, no? Nel senso, se tu fai cose, progetti, fai networking, insomma, ti metti in moto con entusiasmo, credendoci, perché c'è spazio. Cioè, questo qui è un ecosistema gigante, quindi non vale neanche la pena di avere una mentalità scarsa. Cioè, per dirti, io da freelance potrei dire vado su un podcast pieno di ragazzi che stanno entrando in questo mondo, che faccio? Gli dico tutti i trucchi del mestiere. Alla fine penso che si possa fare, perché in realtà è talmente grande come industria, sta allargando talmente tanto che in realtà secondo me è solo l'inizio. Sono d'accordo quando dici, guarda, che forse siamo ancora all'inizio della curva. E, dal punto di vista scientifico no, ne possiamo parlare, invece dal punto di vista industriale sì, stiamo ancora all'inizio della curva, perché dal punto di vista scientifico, se guardi come si sono intoppate le conferenze, la letteratura, come se comincia a essere ultra competitiva, secondo me a livello scientifico già stiamo al plateau. Vediamo. Non mi ricordo di che stavo parlando. Comunque, i pro e i contro, tu mi hai chiesto. Sì, i pro sono che ti devi dare da fare. Cioè, mettiamola sul sintetico. Il pro sono che devi muovere le chiappette, ti devi dare da fare, non ti puoi rilassare un attimo da freelancer, perché hai la responsabilità. Cioè, non ti puoi alzare tutti i giorni alle 11, ti devi dare una disciplina e devi pedalare. Il pro è che poi negli anni, se sei bravo, se sei costante, riesci ad acquisire stima, costanza, appunto, e anche libertà, e anche eventualmente un buon guadagno. La domanda immediatamente successiva, dato che hai parlato di svegliarsi alle 11, disciplina, eccetera, questa cosa è molto importante, ovviamente anche per chi penso faccia smart working, magari lavora in azienda e comunque lavora da casa. E tutto questo mondo è nato, è come se fosse nato col Covid, poi in realtà esiste da tantissimi anni. Quello che volevo chiederti è, la tua giornata tipo, come si struttura? Hai una routine, hai qualcosa che fai in particolare? Cerco di alzarmi non alle 11, bensì a mezzogiorno. Quella è la mia giornata tipo, mi alzo a mezzogiorno, mi drogo e poi passo tutta la giornata in hangover cercando di riprendermi. Verso le 10 di sera mi metto a scrivere Python. Baci, che vitaccia. No, allora, chiaramente ho trascurato il gioco d'azzardo e le donne di malaffare, quella è la parte essenziale della mia giornata. Quello bisogna bannare tutto, che su YouTube poi non va. No, ok, magari metti beep. No, comunque, a parte gli scherzi, ti devi dare degli orari da freelance che non ti vengono imposti, te li devi dare, chiaramente. Il rischio poi di lavorare troppo, magari anche nel weekend o a orari strani, tipo fino a mezzanotte, e quello può farti sentire figo che stai lavorando tanto, in realtà va completamente a detrimento della tua salute mentale. In questo ci passano tutti i freelance, perché tipicamente sono attività che vanno ondate, cioè alterni periodi in cui hai un sacco di lavoro, a periodi in cui ce ne hai poco. E quindi soprattutto i primi anni queste ondate le subisci fino a che non impari come si padroneggiano. E quindi la mia giornata tipo diventa molto simile a quella di un impiegato. Cioè mi do degli orari, inizio a lavorare a una certa ora, finisco a una certa ora. Sono molto rigido riguardo al mio tempo, nel senso che se passo 2 ore a studiarmi una nuova architettura di deep learning per mettere in uno stesso spazio di embedding immagini e video, e ci passo 2 ore o 3 ore, io segno sul calendario che ho passato 2 o 3 ore a fare quello, oppure mi segno sul calendario martedì voglio dedicare la mattinata a fare questo. E avere questo tipo di osservazione del tempo, diciamo così, più che controllo, mi permette poi di controllarlo, nel senso che misurando bene in che cosa spendi il tempo, poi piano piano riesci a gestirtelo. Questo è importantissimo nella vita del freelance, vale sia per chi lavora in data science che per chi fa front-end JavaScript, che per chi fa manutentore di database, perché per chi fa sales, vale per tutti. Quindi la mia giornata tipo è praticamente una normale giornata da impiegato, però la faccio sulla base dei miei criteri. Infatti, parlando di questa cosa adesso, quello che volevo toccare come punto sulla scaletta che ci eravamo preparati è proprio il fatto che un ragazzo, al di là che voglia fare freelance o che voglia fare lavorare in un'azienda specifica,
in questo momento si sente parlare molto molto di personal branding, tutte queste cose riguardo LinkedIn, farsi conoscere, avere un portfolio di progetti. Quindi volevo un po' mettere il focus su questa cosa, che non è importante solo per un freelance farsi conoscere, trovare clienti, ma allo stesso modo c'è il rapporto tra persona che vuole entrare in un'azienda e azienda deve farsi notare, perché nonostante ci sia tanta richiesta di persone che lavorano in questi ambiti, molto spesso le posizioni lavorative dove effettivamente cresci e sono quelle interessanti sono poche e sono molto ambite, perché dopo un po' che si fa colloqui, si risponde a richieste, si legge annunci, ci si fa un po' l'occhio di quello che è l'annuncio che merita fare l'application, investirci tempo, fare il percorso e quali no. E quindi non lo so, che consiglio daresti tu a un ragazzo della mia età magari che si sta affacciando a questo mondo e deve iniziare la propria carriera? Gli consiglierei vivamente di fare un audit dei suoi talenti, dei suoi punti di forza, nel senso capire in che cosa è considerato bravo dal suo intorno professionale, lavorativo, dai suoi colleghi universitari. Dopodiché, quindi, capire in cosa sei bravo, poi capire cosa ti piace delle cose in cui sei bravo, perché è importante poi essere motivati, altrimenti dopo 2 mesi ti schianti nella depressione. Ed è importante anche che quello in cui sei bravo e che ti piace fare sia anche utile a qualcuno. Quindi ragionare su queste 3 dimensioni. Devo trovare qualcosa, una nicchia, e qui ritorno al discorso specializzazione, ragazzi, dovete trovare una nicchia, ve lo dico proprio in modo spassionato, è contro i miei interessi tra l'altro dirvelo, dovete trovare una nicchia in cui siete bravi, siete motivati, cioè vi piace ed è utile a qualcuno. Dicendolo al contrario, deve essere utile a qualcuno, perché qualcuno a un certo punto deve avere un problema che voi con queste competenze risolvete, e quella è la base dello scambio economico. Quindi mi piace fare i salti mortali all'indietro, sono bravissimo, mi dicono tutti che sono bravo, però non mi paga nessuno per fare i salti mortali all'indietro. Quindi deve essere utile a qualcuno, devo essere motivato, perché appunto altrimenti dopo un po' mi stanco. È importante fare una cosa che ci piace per essere sereni a lungo termine, per rendere una cosa sostenibile, non fare le cose per forza. Quindi questa è una cosa, un aspetto psicologico. E devo essere bravo nel senso che sì, so che è utile fare analisi statistiche sulla blockchain, sono motivato perché mi piace, però non so scrivere codice. Ok, mi mancano delle competenze. Quindi sono queste 3 cose che devo mettere in equilibrio. Questo è il mio consiglio essenziale, queste 3 cose che dico anche ai miei studenti in accademia, nei corsi che faccio ai junior. Queste 3 sono più che sufficienti a farsi una carriera. No, è ovviamente una cosa che mi sono dimenticato di dire all'inizio, che lasceremo tutti i link dei vari canali di Piero nella descrizione del video YouTube, in modo che possiate trovarlo, perché non mi ricordo se l'ho detto prima, ma proprio anch'io una delle prime pagine di divulgazione che ho trovato online era proprio la sua, proprio quando ero io la persona nella situazione in cui cercava di capire come si scrivesse codice in modo, diciamo, serio dopo qualche anno di università. E niente, nei suoi canali ho trovato veramente oltre a un intrattenimento anche extra quello che è la cose tecniche, perché lui è molto bravo, magari parleremo anche di questa sua anima più teatrale, più extra lavoro, magari nella parte finale del podcast come extra. Volevo insomma invitarvi anche a seguirlo, proprio perché come dicevo prima off camera con lui, molto spesso ci viene criticato in senso buono il fatto che su Data Pizza rimaniamo molto superficiali e non andiamo all'interno del codice. Ecco, Piero nei suoi video va all'interno del codice e fa anche dei corsi proprio per migliorare le skill o addirittura impararle da zero, quindi ve lo consiglio proprio caldamente di poi farvi un giro a fine puntata nei suoi canali. E, grazie. Passando all'argomento, no, non serve che ringrazi, proprio perché io ero in questa situazione e i tuoi video mi hanno aiutato, quindi mi sembra il minimo quello di dare il mio contributo alla causa. E passando avanti con la seconda metà della puntata,
abbiamo detto che adesso stiamo arrivando a un certo grado di maturità e quindi le persone si stanno specializzando in qualcosa di specifico e quanto sia importante specializzarsi in qualcosa di specifico. Quello che volevo chiederti è com'è che tu vedi questa frammentazione della professione? Cioè è un pro nel senso che stiamo arrivando a un livello di maturità oppure renderà tutto ancora più confusionario sulla persona esperta di reti neurali, l'altra di computer vision? Com'è che si farà integrare diversi professionisti quando molto spesso all'esterno di questa bolla di professionisti nemmeno si capisce cosa fa un data scientist? Com'è che tu vedi questo doppio lato della medaglia? Ah, che bella domanda. Allora, io lo vedo in modo positivo. Lo vedo in modo positivo perché sarò ripetitivo in questa intervista, mi ricollego al discorso della specializzazione. Allora, secondo me, te la racconto come l'ho vissuta io. Ero specializzato in intelligenza artificiale bioispirata, umanoide, con le reti neurali, cose assurde che non servivano a nessuno. Quando poi è tornata di moda la data science, l'intelligenza artificiale, io chiaramente ho cominciato a guardare pure io gli annunci e piano piano mi sono reso conto che c'erano delle richieste improbabili. Cioè, ti trovi di fronte a questi annunci di lavoro dove ti dicono devi avere, vabbè, degli studi scientifici, ok, poi 5 anni di esperienza in machine learning, deep learning e il big data, quindi cioè oltre a chiederti la parte scientifica modellistica ti sparavano cose tipo che dovevi saper usare Spark, Hadoop, insomma architetture scalabili. A fianco di questo devi fare pure magari la parte di sales, no? Devi fare la comunicazione, più devi gestire il team, cioè già solo le competenze tecniche, quando leggevo in un solo annuncio di lavoro, allora R, Python, Java, cioè tipo 5-6 tecnologie che non c'entrano assolutamente la mazza alcuna una con l'altra, più architetture scalabili, più networking, allora mi sono reso conto che, a parte che tuttora questi annunci sono estremamente esagerati, quindi non vi mettete paura, ma questi sono gli annunci di lavoro in genere, vale per qualsiasi annuncio pure di programmatori. Poi tipicamente persone di quel tipo, gli imprenditori le vorrebbero pagare meno della metà di quello che effettivamente valgono. Quindi se vedete annunci esagerati, andate sereni. Se avete il 60-70% di quello che c'è scritto nell'annuncio, vi devono già accogliere con un grande sorriso. Quindi vedevo queste richieste che si vedeva che erano fatte da chi non ne capiva perché, mettevano insieme 3-4 persone diverse. E facendo poi dei lavori mi sono reso conto di quanto era faticoso saper fare tutto, una persona sola non ce la facevi. Piano piano ho visto che in squadra invece si faceva perché c'era uno più specializzato sulla modellistica, uno più specializzato sulla parte user face del prodotto, quindi dashboard, siti web, insomma, interattivi, che mostravano le predizioni dei modelli. C'è tutta una parte di back-end che non è però semplicemente sviluppo back-end, è proprio legata al servire le predizioni del modello e monitorarlo. Quindi c'era una serie di cose che in realtà si andavano declinando poi in mestieri veri e propri, non solo, ma nel tempo mi sono reso conto che lavorare su immagini o lavorare sul linguaggio o lavorare su dati geografici sono pure quelli veramente dei mestieri, e non perché le persone non siano abbastanza intelligenti, anzi io sono sicuro che se Pierpaolo si mette in testa di imparare a lavorare sia su immagini che su testo che su dati spaziali ce la fa, ma quanto si può poi andare a fondo in queste cose? Cioè veramente se fai computer vision tu puoi stare 20 anni a fare computer vision, è troppo vasta. Quindi sì, io l'ho vissuta questa grande frammentazione, l'ho vissuta innanzitutto come un peso, perché dico ma esiste qualcuno che sa fare tutta sta roba? E al momento la vivo come come un segnale che questa professione si va a differenziare sia per tipo di attività a livello informatico o scientifico che tu svolgi, ma anche per tipo di dato, non solo, ma anche per industria, perché fare data science, per dire, nel marketing è parecchio diverso che fare data science per le farmaceutiche o farlo per i sales o farlo per l'educazione.
Cioè, è troppo, troppa roba, non c'è una persona sola che... Quindi questa è la mia visione. Sono d'accordo proprio perché ci si rende conto che, cioè, in ognuno di questi campi che hai menzionato escono paper, se si vuole stare aggiornati, tutte le settimane quasi. Quindi questo studio costante è qualcosa che magari da persona che lo vive si capisce, ma da persona che fa l'annuncio di lavoro e cerca una persona che fa un determinato lavoro è difficile vederlo perché tutta questa parte di aggiornamento, di studio, sembra quasi come fosse una perdita di tempo, tra virgolette, perché non stai effettivamente producendo niente da quello che è il punto di vista esterno, secondo me. Sì, ti dirò di più, guarda, proprio esempio tipico, no? Allora, io ho sempre cercato, anche se poi sono uscito dalla ricerca, no? Ho sempre cercato di seguire i paper e ne leggevo, ma uno a settimana, tranquillamente, i più belli li leggevo tutti. Piano piano le pubblicazioni sono diventate talmente tante, ogni settimana ne usciva una nuova e mi sono trovato in questa dissonanza cognitiva, per cui io cercavo di inseguire la letteratura e imparare cose nuove. Nel frattempo, i framework di deep learning erano comunque rimasti parecchio prima negli anni, per dire, già il fatto che PyTorch e TensorFlow, per quanto avanzati, non sono esaustivi di quello che scientificamente si può fare con le reti neurali. Cioè, già per esempio che sono basati su discesa del gradiente, e basta, non è l'unico modo di ottimizzare le reti. Cioè, c'è tutta una parte di ottimizzazione stocastica che non c'è, è tutto discesa del gradiente, quindi già l'industria ha scelto una cosa specifica da seguire perché funziona di più per le applicazioni, quindi ho rallentato nella lettura. Contemporaneamente, oltre a vedere che l'informatica, l'open source era comunque molto più lento, vedevo poi che a livello aziendale, capace che l'imprenditore illuminato che vuole fare, che ne so, le analisi sulle immagini, classificatori, object detection, li trovi. Ma mancava proprio non soltanto la cultura della data science, del dato, mancava proprio la digitalizzazione. Cioè mi sono trovato in uno stress estremo perché c'era la letteratura scientifica che andava alla velocità della luce e incontravo imprenditori che magari sentivano parlare di queste cose, erano interessati a investire, ma che non avevano minimamente i requisiti per poterci lavorare. Ho capito che c'era questo gap e noi come industria siamo proprio qui dentro, quindi un po' dobbiamo leggere la letteratura, un po' dobbiamo sforzarci di far capire alle piccole e medie imprese che è il grosso del tessuto imprenditoriale italiano che c'è da digitalizzare e coltivare, curare i dati e un po' stare dietro alle librerie, stare dietro alle tecniche. Sì, cioè... Diciamo che è difficile ma non impossibile, se no qua mettiamo a tutti quelli che ancora non ci sono dentro, me compreso, perché devo ancora iniziare effettivamente a lavorare in azienda, sembra una cosa impossibile, in realtà c'è tantissima gente che fa questo mestiere e ci riesce benissimo, ecco. Sì, c'è da specializzarsi, io continuo a insistere su questo, perché se belli che vuoi fare un po' di tutto, veramente non hai tregua. Io ho cominciato così e mi sono amaramente pentito. Sì, diciamo che quindi se tu volessi dire di un errore che hai fatto, qualcosa che cambieresti a specializzarti prima, questo vorresti dire. Ok. No, perché anche questo era un punto che volevo toccare, ma insomma mi pare che abbiamo risposto ampiamente, perché in realtà noi, anche come Data Pizza, abbiamo sempre trattato il data scientist come se fosse, diciamo, il professionista, ma siamo consapevoli che è una semplificazione assurda e quindi noi cerchiamo un po' di fare quel gradino di mezzo tra chi non conosce il data scientist e chi poi effettivamente lo diventa e tramite queste interviste o magari anche i materiali che diamo riesce a capire effettivamente che da questa finestrella che apriamo c'è molto altro. Quindi penso sia molto interessante il tuo punto di vista su questo, proprio perché hai vissuto tutta la crescita. Sì, ma c'è tanto spazio per persone nuove, quindi diciamo, mi sono reso anche conto io di parlare soltanto dei negativi, no? Però secondo me c'è tanto spazio per chi ha voglia di fare.
penso che se qualcuno sta ascoltando questa intervista sia comunque a conoscenza dei lati positivi che può riservare tutto questo mondo qua, se no non penso che sarebbe qui ad ascoltarsi qualcosa su questo. Andando avanti sull'ultima parte, che è molto interessante proprio perché tu fai dei video, delle live su YouTube, proprio dove tu prendi dei meme da Reddit, che è questa piattaforma di blogging americana, dove ci sono un sacco di, chiamiamoli, nerd che fanno meme e si divertono su questi argomenti. Ed è un po' quello che facciamo anche noi su Data Pizza, nel senso che noi il venerdì cerchiamo di portare un meme selezionato in modo, diciamo, intelligente, che oltre a far ridere serve a spiegarti qualcosa. Nel commento del post portiamo tutta una spiegazione di quello che effettivamente devi sapere per capire il meme. E tu fai un po' la stessa cosa, nel senso tu ti metti a spiegare gli argomenti partendo dai meme che trovi, da quelli che ti fanno ridere. Quindi volevo chiederti un po', fare questo off topic, che in realtà tanto off secondo me non è. Qual è il rapporto tra meme e divulgazione? Cioè, possono essere integrati e aumentare la comprensione della materia? Oppure, cioè, li dobbiamo prendere per farsi una risata dopo aver studiato e staccare un po'? Io sono convinto che i meme siano la strada maestra per la divulgazione. Cioè, la divulgazione alla Piero Angela è finita da un pezzo, perché la coda lunga del web, no? Cioè, il fatto che ci sono tanti piccoli attori che parlano liberamente e l'utente decide chi ascoltare, che è tipico del web, no? Rispetto alla vecchia tradizione della TV nazionale, in cui c'è Rai 1, Rai 2, Rai 3, tu vai su Rai 2 e senti chi ci sta, o ascolti quello o ti vai a fare una passeggiata. Perché i meme contano? Perché divulgare vuol dire semplificare, ma non troppo, no? Allora, questo non troppo dipende da per chi stai divulgando. Quindi quando arrivano critiche del tipo hai semplificato troppo, come quella che arriva da Data Pizza, oppure a me qualcuno ogni tanto mi dice ah, sei un lemer che spieghi i meme. Questi qui non capiscono che noi semplifichiamo e prendiamo i meme, cerchiamo di farci una risata proprio perché c'è un aspetto emotivo nell'accogliere le persone, invitarle, fargli strappargli un sorriso, per poi introdurre dei termini su cui poi quelle persone possono lavorare, masticare, massaggiare e poi andarsi a formare eventualmente da qualche altra parte. Cioè, noi siamo il punto di entrata, è ovvio che dobbiamo, uno, semplificare e due, fare leva su cose divertenti. Che cosa c'è di più divertente se non un pollo, oppure un meme, oppure una canzone? Secondo me il meme è importantissimo, non a caso si chiama meme. Tu mi insegni, Pierpaolo, perché c'è il selezionismo che c'è in genetica, no? In cui i geni fanno parte di una popolazione di elementi che vengono selezionati nel tempo e che descrivono come si va a formare l'organismo. Quindi il gene sta all'organismo biologico e alla specie, così come il meme sta alla cultura. Non solo noi, secondo me, dobbiamo tenerci a cuore i meme, seguirli, ma dobbiamo anche crearne di nuovi, di meme, i nostri meme, i meme italiani della data science italiana. Cioè, per esempio, magari io divento lo zio della data science in Italia e tu diventi il Brad Pitt della data science in Italia. Cioè, dobbiamo fare cose di questo tipo, dobbiamo prenderci in giro, non prenderci troppo sul serio, attirare a noi la fitta sassaiola dell'ingiuria, la potenziale fitta sassaiola dell'ingiuria, ma nel fare questo facciamo il nostro. Cioè, secondo me possiamo essere orgogliosi delle nostre attività sui social, perché invece di far vedere che andiamo in vacanza sullo yacht o che mangiamo al ristorante stellato, stiamo parlando di statistica, stiamo parlando di reti neurali, stiamo parlando di linguaggi di programmazione, e quindi secondo me meritiamo solo un applauso per questo. Dai, speriamo che questa cosa venga compresa, perché nel senso magari non si capisce quanto lavoro c'è dietro a fare tutto questo, e secondo me il segreto è che se uno lo fa solo perché vuole apparire, farsi vedere, avere persone che lo seguono su Instagram, dopo 2 settimane chiude tutto e non ce la fa. Cioè, questa è la verità. Perché è pesante, ma in senso buono. Se ti piace è un pesante che ti fa bene, che ti fa crescere, mentre se invece non ti piace è un pesante che non reggi.
proprio per questa sua continuità, nel senso anche gestire un account, magari tu un canale YouTube, noi l'account Instagram, è un lavoro, è una maratona, non è uno sprint, insomma, e quindi diciamo che questo discorso si potrebbe ampliare molto. E quello che avevamo accennato prima, dato che tu ancora più di noi sei un po' dentro questo mondo anche, che io ho detto teatrale, e, questa domanda è un po' una doppia faccia. La prima è quanto ti è utile il saper far teatro, e magari ci spiegherai anche in che modo vivi questa tua seconda passione, immagino, e in che modo, diciamo, riesci anche a ritagliarti lo spazio lavorando come freelance e comunque avendo mille attività, a ritagliarti dello spazio anche per staccare da questa benedetta data science e fare altro. Quindi volevo chiederti queste due cose. Sì, allora, per me il teatro è sempre stato l'hobby, diciamo, eletto, mi piace tanto. Tra l'altro non il teatro serio, ma quello più scanzonato, imprevedibile, che è il teatro di improvvisazione. Lo faccio da un sacco d'anni. E tra l'altro, per chi è a Roma, venite a trovarci, siamo a improvvisazione, match improvvisazione teatrale Roma, Miro, cercatelo se vi va ad imparare. Allora, perché anche teatrale, un'altra bella associazione. Allora, perché mi è sempre piaciuto questo e mi è sempre piaciuta l'intelligenza artificiale. Per tanti anni effettivamente ho sentito un po' la fatica di oddio, devo studiare, devo lavorare, devo fare, però poi piano piano mi sono anche reso conto che se non ti riposi a un certo punto esplodi. Come diceva quella citazione al film The Shining, che era "All work and no play makes Jake a dull boy", adesso non mi ricordo la citazione, comunque cioè, non è una buona idea andare a lungo termine senza riposarsi e coltivare i propri interessi. Non solo questo, ma accendendo degli interessi al lato, che nel mio caso è stato il teatro, poi magari nel tuo caso può essere un'altra cosa, nel caso di un'altra persona è un'altra cosa ancora, c'è chi cucina, chi balla, chi fa sport, chi fa calcio, c'è chi, non so, fa volontariato, che lavora nel sociale, ce ne sono tante di cose che uno può fare. Ritagliarsi uno spazio che è magari diverso e che permette di distendersi per recuperare le energie, perché se non ti riposi mai poi stai sempre un po' al limite burnout. Non solo questo, ma anche poi cercare di mescolare, cioè per me ad esempio la svolta è stata quando ho capito che perché devo tenere separata la carriera di intelligenza artificiale e il mio hobby del teatro, quando magari posso provare a mescolarle, e da lì è nato il canale YouTube. E il canale YouTube è stato poi un trampolino per mille altre opportunità. Torno al discorso della specializzazione. Se io sono appassionato di data science e nel tempo libero magari appunto faccio volontariato, oppure ecco, cioè, mio padre ha la bancarella al mercato, no? Una cosa normale, umile, cioè ho il papà che ha la bancarella al mercato, io mi sto appassionando di data science. Perché non sperimentare con i dati che riguardano le vendite, i mercati, il retail? Cioè, nelle cose che ci piacciono, in realtà ci sono un sacco di cue, un sacco di indizi che noi possiamo utilizzare per portare nella nostra carriera principale delle cose che ci piacciono, essere più motivati, specializzarci e quindi farci notare. L'ulteriore vantaggio è che siccome mio padre ha la bancarella al mercato, io mi sto occupando di questa cosa, attingerò a una serie di persone che sono potenzialmente interessate a quello che faccio e nel modo in cui lo faccio, e per di più ho anche dei contatti diretti. Sì, sì, sì. No, è un esempio perfetto, proprio perché molti pensano che, cioè, quando parliamo di ste cose si parli sempre di grandi aziende che hanno migliaia di dati, di tutto e di più, quando in realtà cioè, si potrebbe anche partire dal piccolo per iniziare a darsi da fare in qualcosa e poi sviluppare tutto il resto. Un po', cioè, non so, volevo chiederti se il tuo canale YouTube è nato proprio come un progetto di dire d'ora in poi inizio a creare un canale YouTube che deve, tra virgolette, prendersi la tua nicchia, avere successo in quello che sto facendo, perché nel mio caso con la pagina è stato tutto un po' a caso. Ho detto, ah, provo a fare una pagina, giorno dopo giorno vedevo che mi piaceva, che la gente la seguiva, e poi man mano ho reso un po' tutto più serio, è arrivato Alessandro ad aiutarmi e tutto il resto, tutte le persone che si sono unite.
Quindi, quanto è la componente, diciamo, passione, iniziare a fare una cosa, tra virgolette, senza dei grossi progetti, e quanto invece serve che queste cose siano studiate, e magari io ho avuto un colpo di fortuna che poi sono riuscito a portarla avanti nel tempo e mi è piaciuto. Cioè, tu com'è che hai iniziato a vivere questa cosa del canale YouTube? L'ho iniziato a vivere come strumento espressivo in particolare, quindi anche per me all'inizio è stato vabbè, proviamo, vediamo che succede, parlo di queste cose perché può essere utile a qualcuno, e la speranza ovviamente era di arrivare poi a un pubblico più grande, di insomma di avere anche un ritorno di tutto il tempo che passavo a fare quelle cose, però innanzitutto era un canale espressivo e secondo me in questo La morale della favola è iniziare a fare e non farsi paralizzare dalla volontà di essere perfetti o di avere un piano specifico, perché poi finisci per non fare nulla in realtà se parti troppo intenzionato e troppo strutturato. Quindi secondo me vale la pena di iniziare e basta, anche un po' alla cazzona, e poi piano piano aggiustare il tiro, affinare. Per me è stato così, anche per te, quindi funziona. Sì, e magari poi si può applicare anche a imparare la data science. Magari nel primo anno facciamo tutt'altro, iniziamo a guardarci tutorial, a imparare qualche algoritmo, qualche modello, poi magari l'anno dopo si dice, ah, mi piace davvero, mi iscrivo a un corso. Al terzo anno dici, magari invece che farmi la magistrale, che ne so, in ingegneria come la triennale, cambio e vado a fare informatica, intelligenza artificiale. Cioè tutto un processo di scoperta che poi penso vada avanti anche nel mondo lavorativo, non è che uno finisce, studia e messa via. Quindi sì, è interessante questo punto di vista come approccio proprio a tutte le cose della vita e non solo ai progetti che abbiamo menzionato noi. Sì, guarda, c'è la cosa dei social, secondo me, che a tante persone mette paura, perché arriva il troll di turno che magari appunto sta lì in mutande davanti a YouTube a trollare, a dire cattiverie alle persone perché magari, ecco, l'audio non va bene e hai detto questa cosa che è sbagliata e hai semplificato troppo. Però quando arrivano questi tipi di commenti, loro magari lo fanno per trollare, per divertirsi, non se ne rendono conto, però buttano un po' giù le persone. E io mi sento di dire questo, cioè nel momento in cui arriva l'hater, è proprio in quel momento che sia successo. E questa cosa non l'ho capita da solo, ci sono state persone che mi hanno aiutato a capirlo, che io ringrazio nella mia vita, che sono presenti e che loro sanno chi sono. Quando io a un certo punto ho detto, oddio, ma ste critiche così gratuite, perché? Cioè, un po' mi fa male, ci ho dedicato 2 ore e mezza a fare sto video. In realtà l'ether è un po' il segnale essenziale del successo. Sì, ma è una bella chiave di lettura, cioè non dobbiamo, tra virgolette, festeggiare e non abbatterci quando succedono queste cose. Proprio, sì. Non farci prendere dalla mania di perfezione, e se arrivano critiche non vi preoccupate, perché le critiche, se sono costruttive, le possiamo utilizzare per migliorare, sono le critiche più belle, no? E invece le critiche distruttive sono in particolare un segnale di qualcuno che per invidia o per astio ha deciso di buttarci giù, e quello è un segnale ancora più forte che stiamo andando bene. Sì, esatto, e che comunque già che sia finito sul nostro contenuto vuol dire che il nostro contenuto è andato da qualche parte, cioè su questi social, perché già quello comunque è un bello scoglio da superare, il fatto di raggiungere persone. E niente, quindi cioè, penso che questa chiacchierata sia stata molto interessante, perché abbiamo toccato veramente tanti punti in poco tempo e sicuramente magari ci starebbe anche fare una seconda parte con Alessandro, più avanti, dove andiamo magari anche a chiedere alle persone quali aspetti vorrebbero approfondire con te e magari andare più nello specifico in qualche punto di quelli che abbiamo toccato, perché veramente abbiamo spaziato in lungo e in largo tra meme, freelance, università, lavoro, cioè veramente di tutto e di più. Quindi ti ringrazio tanto, sia Piero sia il Pollo, perché eccolo, non dimentichiamocelo, esatto. Grazie per questa chiacchierata, mi ha fatto piacere conoscerti, proprio anche perché ti seguivo già da diversi anni ormai. Grazie a te. E quindi ci vediamo alla prossima.
e ti salutiamo e ti mando un saluto anche da Alessandro e da tutto il team di Data Pizza. Un saluto, complimenti, sì, volevo farvi complimenti per quello che stiate facendo, perché è frizzante, è colorato, è bello, è piacevole. Cioè, io mi metto spesso a rispondere ai quiz su Instagram, no? Ogni tanto ho sbagliata una, capito? Quindi secondo me è figo. E questo uscirà su YouTube, penso, questo video? Sì. Ok, allora lasciateci le domande che poi rispondiamo, facciamo un bel po' di casino e, sì, sì. E ci divertiamo. Grazie mille, sì. Pierpaolo. Grazie a te, e quindi vi saluto e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao!